Buongiorno a tutti, buon pomeriggio per chi si è appena unito. Io mi chiamo Tatiana, mi occupo di crescita personale al femminile e questo è un appuntamento settimanale che propongo un tè con Tatiana, un tè consapevole. E il tema di oggi è il tema che sta a cuore a tutte noi donne, siamo sincere. Il tema si chiama come rimanere in forma nel 2021. Io so che questo tema interessa a tantissime donne, a chi di più, a chi di meno. E so che ogni donna cerca strumenti, tecniche, modalità per poter stare in forma, per poter trovare il suo peso-forma. E motivo per cui la mia ospite di oggi è Elaine. Elaine è un mental coach ed è un personal trainer al femminile. Si occupa di tutte queste tematiche che adesso andremo a scoprire, a conoscere al femminile, del mondo femminile. Quindi chi se non lei potrà condividere, condurci, anche consapevolizzare il perché tante donne non riescono a raggiungere il peso forma desiderato, ad avere il corpo che si desidera e che cosa esattamente si può fare nel concreto. Elaine, ben arrivata e grazie di aver accettato il mio invito. Vuoi raccontarci chi sei e di che cosa ti occupi? Prego. Certo, volentieri. Mi senti bene, Tati? Benissimo. Allora, grazie a te per questo bellissimo invito, sono davvero felice e onorata di essere qua e pensavo che è interessante questa cosa, una brasiliana e una russa che fanno una diretta in Italia, no? Ottima osservazione, sì. Non è fantastica? A me piace tantissimo questo. Comunque ti dicevo, sono molto grata per essere qua, grazie a tutti, ho visto delle amiche che arrivano. E beh, la mia storia è semplice. Io sono brasiliana, mi sono laureata in Brasile ormai più di 20 anni fa, anche se ho pochissimi anni. ho da subito cominciato a lavorare col fitness e le donne, no? Poi sono venuta in Italia e ho iniziato a lavorare a Milano nelle palestre. E cosa è successo? La mia vita era bellissima, avevo sempre il tempo per curare il mio corpo, fare attività fisica, insomma era tutto semplice, normale, finché non mi sono sposata e ho avuto il mio primo figlio. Quando ho avuto il mio primo figlio ho cominciato a non avere più tempo per fare attività fisica, che ahimè credo che sia quello che succeda alla stragrande maggior parte delle donne, no? Non avere il tempo perché bisogna lavorare, bisogna, chi è sposato è a casa, figli, ha veramente tante cose da fare. E anche chi non è sposato, che studia, donne che studiano, sono veramente sempre tirate di corsa. Tuttavia, quando è arrivato il mio primo figlio, ho cominciato veramente a sentire su di me cosa voleva dire non avere tempo. E a un certo punto ho avuto la mia seconda bambina e lì basta, sono passata al livello avanzato di non avere tempo, veramente avevo zero tempo, sai quelle condizioni in cui dici oddio non ho tempo per tagliarmi le unghie, quelle cose incredibili che succedono soprattutto alle mamme, e avevo il mio marito che lavorava tantissimo, per cui veramente avevo poco tempo. E quindi non riuscivo a fare ginnastica. Io, che ero un'insegnante di ginnastica per donne, non riuscivo a trovare il tempo per allenarmi, per fare attività fisica. Ma non doveva essere così, perché proprio dopo il parto, dopo aver subito tutti i cambiamenti della gravidanza, che le donne hanno bisogno di fare attività fisica, di ritrovarsi nel proprio corpo, no? E quindi cosa è successo? Ho avuto l'idea, ho parlato con un'amica e abbiamo creato la ginnastica per le mamme con i bebè. E per cui per 10 anni ho fatto la ginnastica col passeggino ed è stata un'esperienza meravigliosa. Sono stata premiata del CONI, abbiamo scritto un libro, abbiamo fatto un DVD, delle cose molto interessanti. Wow. E per 10 anni sono andata avanti così. Poi cosa succede? I miei figli sono cresciuti, non andavano più nel passeggino, ma indovina un po',
Non avevo tempo, ancora non avevo tempo e forse peggiorava anche la questione del tempo, perché anche se i figli sono grandi e magari li devi accompagnare a nuoto, a pallavolo, a musica, a fare di questo e quell'altro, hai sempre la casa, il tuo lavoro, per cui alla fine se le donne per fare attività fisica devono un po' fare i salti mortali, non so se sei d'accordo. Concordo, io sono un'amante di movimento, di attività, tra l'altro costante, perché è un modo anche per poter veramente bilanciare corpo, anima e mente. E quindi mi sono confrontata con questa realtà e confermo con questa difficoltà nel trovare del tempo. Ed è un problema molto diffuso, una realtà che tocca veramente tutte noi donne. E la differenza è nel arrendersi e non cercare modo di, oppure cercare chi si occupa di questo, chi organizza, chi è. Sì, voglio scoprire, voglio sapere di più. Beh, allora cosa è successo? Che io tanti anni fa ho cominciato io per me a fare a casa mia degli allenamenti per me velocemente, senza uscire di casa, degli allenamenti veloci e intensi, no? Per cui circa facevo mezz'ora al giorno, 20 minuti al giorno, sai, quelli di corsa che dici ok, mi ammazzo mezz'ora, 20 minuti e poi basta, poi vado a lavorare, no? E ho cominciato a fare questo da tanti anni e cosa succede? Che a un certo punto mi sono reso conto, sempre lavorando con donne, che avevo attorno a me tante donne che volevano fare attività fisica, ma anche loro non avevano tempo, anche loro facevano veramente fatica a incastrare tutte le cose della giornata, perché ci vuole tanta organizzazione, la volontà, ci volevano tante cose messe insieme, no? E là, mentre tu mi stavi raccontando del tuo percorso e di straordinarie cose che hai fatto, wow, il libro e i premi, io ti ho seguita e ho colto, ma non del tutto a quanto pare. E mi rendo conto che hai un grande ricco. Sì, sto già cominciando a pensare in russo. Hai un grande ricco bagaglio di esperienza nel aver lavorato con le donne, quindi avrai individuato, constatato quali sono quelle difficoltà, quegli ostacoli, perché me ne rendo conto che tutti noi vogliamo stare bene, ma non tutte per qualche ragione arrivano ad essere in forma, a stare bene con il suo corpo. Quali sono, dalla tua diretta esperienza, quelle cause, motivi che impediscono la donna ad arrivare ad avere ciò che desidera? Ecco, Tati, sì, brava, ottima domanda. Io, dalla mia esperienza, quello che io vedo, che appunto ho potuto notare anche negli anni, è che le donne, molte di loro, hanno un problema gravissimo col tempo, no? Per cui uno dei motivi che, nonostante le donne desiderano veramente stare bene, avere un bel fisico, essere in forma, ma non riescono, uno dei principali motivi è il tempo. Poi ci sono tanti altri, alcune persone ovviamente non riescono a avere il fisico che desiderano perché hanno anche dei problemi di salute, no? Problemi ormonali. E quindi questo è un altro problema che non è indifferente, non è comune, ma esiste anche quello. Poi ci sono delle donne che hanno il problema della pigrizia. Ci sono donne che. Il nostro nemico, sì. Sì, pensa Tatiana, io ho un programma di fitness online, ma tante donne non si iscrivono perché dicono: Elaine, ho paura di iscrivermi ed essere pigra e non fare niente perché semplicemente sono pigra, perché poi sono a casa o faccio altre cose e non ho la costanza di fare attività fisica. Per cui questo, la pigrizia è uno dei motivi, la disorganizzazione, perché a volte tante persone, appunto le donne, vogliono veramente avere quella pancia piatta, quel fisico, essere toniche, ma sono disorganizzate. Per cui anche un minimo di organizzazione nella vita familiare, degli studi, insomma, qualsiasi cosa una persona faccia, una donna faccia, si deve organizzare anche per riuscire a fare l'attività fisica.
Per cui questi sono i motivi principali: la salute, il tempo, la pigrizia, l'organizzazione, sono alcuni dei problemi che le donne devono riuscire a superare per riuscire a fare attività fisica in modo regolare, ecco. Mi piace anche l'idea di sapere che c'è un problema ed eccolo qua, questo, questo e questo. Come dicono in Oriente, se c'è un problema, c'è anche una soluzione, perché se non c'è una soluzione, almeno una, allora non c'è il problema. Bene, visto che abbiamo individuato e constatato quali sono le cause o i veri problemi che possono impedire la donna di raggiungere ciò che desidera, in questo caso un peso forma desiderato, perché la bellezza di un corpo è anche la salute di un corpo, la salute ed è un equilibrio e che ha un impatto positivo su tutte le sfere e in ogni cosa e su tutto ciò che la donna proietta la sua attenzione. Io, in quanto coach, mi rendo conto quanto è fondamentale collegare e veramente dare un panorama globale per sensibilizzare sempre di più. In questo caso, il nostro pubblico femminile, gli uomini sono ben arrivati, sono sempre ben arrivati perché potete sempre trovare spunti interessanti per poter comprendere e conoscere sempre più il mondo femminile, per poter instaurare sempre meglio i rapporti con il mondo femminile, che non è semplice. Io, come donna, lo so, me ne rendo conto. Torniamo un attimo alla nostra questione di prima. Se ci sono motivi ben delineati, se c'è un problema reale, di fatto, e anche la pigrizia è un problema, allora che cosa concretamente si può fare? Che cosa, sì, concretamente, dai piccoli ai grandi passi per poter avanzare verso un obiettivo, un desiderio, mirato? Certo. Allora, diciamo che se una persona ha un problema, vi ho parlato prima della salute, no? E a volte fa attività fisica, mangia sano e non riesce a raggiungere veramente il suo peso forma, raggiungere la tonicità e snellire il proprio corpo come desidera lei, è ovvio che in quel caso si deve farsi aiutare da un medico, no? E lì, ovviamente, anche come personal trainer non posso fare niente. Poi ci sono altri casi, come ad esempio la questione del tempo. La questione del tempo è una questione che io ho risolto nella mia vita personale e ho appunto deciso, quando ho visto che questa cosa funzionava per me, ho deciso di condividerla con altre donne, che è la possibilità di seguire un programma online a casa, senza uscire di casa, senza attrezzi, fai degli esercizi che Fantastico. vengono chiamati. Vengono chiamati esercizi smart, no? Perché tu li metti insieme e ti crei questa attività fisica breve, di circa 20 minuti, ma molto intensa. Per cui ottieni lo stesso risultato che avresti ottenuto in un'ora di attività in soltanto 20 minuti. Per cui in 20 minuti puoi risolvere il problema a tempo. Ok? Non è neanche un allenamento che devi fare tutti i giorni. Se vuoi farlo tutti i giorni, perché sei abituata a fare allenamento tutti i giorni, va bene, ma lo puoi fare anche 2 o 3 volte alla settimana per un benessere fisico generale. Per cui, per risolvere la questione del tempo, suggerisco un allenamento breve e intenso, perché ti permette di raggiungere comunque i tuoi obiettivi, perché un allenamento velo intenso, Tati, ti porta ad alzare molto il tuo metabolismo, per cui tu hai il tuo metabolismo attivo per fino a 48 ore dopo che tu finisci l'attività. Per cui tu fai la tua ginnastica oggi e 48 ore dopo il tuo metabolismo è ancora attivo, è sveglio, hai energie, stai bene, sei più attiva anche col cervello. Per cui la questione del tempo, assolutamente, fai una ginnastica breve e intensa. Poi la pigrizia è un altro problema che abbiamo detto. Allora, la pigrizia ce l'abbiamo un po' tutte, ragazzi. Ci sono cose che ci vengono meglio, ci sono cose che
che non ci vengono, insomma, e per cui direi che non è il caso di sentirsi in colpa e dire: oddio, io sono pigra, non ce la farò mai a fare qualcosa. No, io accetto la mia pigrizia, ma vado avanti lo stesso. Sono pigra, ok, faccio quello che devo fare, ok? Perché? Perché ho un obiettivo grande, io mi vedo davanti a me come voglio essere, che obiettivo ho per il 2021, che fisico voglio nel 2021, voglio essere tonica, voglio essere più snella. E quella forza, il vedermi in quel modo, è quello che mi porta a superare la pigrizia. Quando ho un obiettivo grande, bello, mi immagino quest'estate in costume, il colore del mio costume, come voglio essere esattamente quel giorno lì, quello mi dà la forza per superare la pigrizia, ok? Quando ho un obiettivo, che magari può essere semplicemente un obiettivo anche di salute, ok? Io voglio stare bene, non voglio avere sempre mal di schiena, o che ne so, non voglio. L'attività fisica ci fa anche sentire più giovane, più agile. Io voglio fare le scale bene, senza avere il fiatone. Per cui non è neanche soltanto una questione di fisico bello e perfetto, è una questione di benessere generale, 360 gradi. Per cui se il mio obiettivo è bello, è grande, io supero la pigrizia. E cosa ci aiuta a superare la pigrizia? Far sì che fare attività fisica diventi un'abitudine. Come si fa? La faccio per 21-30 giorni. Lo sai anche tu che sei una coach, no? Come si fa a far una cosa diventare un'abitudine? Un'abitudine positiva che mi farà bene per il resto della mia vita. Cioè non è una cosa che faccio adesso così. È una vera abitudine positiva che me la trascinerò fino a 80 anni, 70 anni. Quello che faccio adesso mi risulterà, me li porto dietro fino alla mia vecchiaia. Per cui la faccio per 21-30 giorni, mi diventa un'abitudine. E dopodiché la pigrizia, non dico che scomparisce, che non esisterà più, ma sicuramente migliora, cioè mi abituo a vincere quella pigrizia tutti i giorni, oppure 3 volte alla settimana, 2 volte alla settimana, insomma, quello che mi basta per il mio benessere, per il mio obiettivo. Sai come combatto io la pigrizia? Questa famosa pigrizia è il nemico di tutti, uomini e donne. Dai. Noi esseri umani siamo abituati a trovare normalmente, andiamo a generalizzare, poi ci sono casi che fanno eccezione, e noi troviamo sempre mille scuse per non fare, oppure tendenzialmente siamo proiettati verso questo. La nostra mente stessa, per come è strutturata, è strutturata per far sì che il nostro corpo sopravviva, che stia bene là dove sta, non che faccia sforzi o cose extra o cose nuove. E allora la stessa mente inizia ad escogitare, a trovare mille scuse. Allora, a questo punto, bene, io come coach, tu come coach, perché vedo molta cioè, integri molto anche coaching in modo l'attitudine mentale, e adesso ti dirò in che cosa esattamente, lo noto molto bene come coach. Allora, visto che usiamo questo modello, questa forma, trovo mille scuse per non fare, bene, utilizza la stessa forma, lo stesso modello di pensiero, ma mettilo nella chiave positiva. Trova mille scuse per poter fare. Che Trova bello. mille scuse per poterlo fare. Utilizza lo stesso modello, ma anziché in chiave negativa, lo metto in chiave positiva. Inizia a lavorare la mente, utilizza lo stesso modello, però si proietta verso nuove soluzioni differenti. Che poi è vero, dopo 21 giorni di aver fatto ripetutamente le stesse cose, una novità, una cosa nuova diventa un'abitudine. È vero, per chi alcuni casi, io lavorando anch'io con le donne, me ne rendo conto che a volte serve effettivamente un po' di più, 25-30 giorni, ma il 21 giorni sono il minimo. Lasso di tempo minimo affinché una cosa nuova, scomoda, diventi abitudinale, diventi una cosa naturale, quasi automatica, se non del tutto. La cosa che vedo, la tua impronta da coach, è il fatto di aver creato un programma
che ti consente di stare in forma e ti consente di fare attività ovunque tu sia, perché io, a parte questo momento, sono proprio lavoro, sono molto legata al mio studio, ma spesso mi sposto da una città, da un paese, sono sempre in movimento per scelte personali o anche lavorative, e mi piace molto viaggiare, e mi rendo conto con questo sistema, con questo modello che tu proponi, io posso fare attività ovunque io vada, che io sia a casa di mia mamma, che sia in hotel a Barcellona, che sia a casa a Verona, io trovo mille scuse per poter integrare. E in che modo la tua mental coach, cioè qua dentro a questo programma, 20 minuti, ma è straordinario, perché noi quando vediamo la scala lunga, alta, una montagna alta, già all'inizio la gran parte delle persone si demoralizza, no, non faccio neanche, non comincio neanche, ma mettere 20 minuti, cioè fare già a livello mentale, per come è strutturata la nostra mente, saper che sono solo 20 minuti di un lavoro efficace ed efficiente, non solo di un lavoro qualsiasi, ma di concentrazione di esercizi che tu hai scelto accuratamente e hai integrato per rendere un lavoro efficace ed efficiente, in 20 minuti diventa reale e possibile, proprio ti invoglia di poterlo fare, e a portata di tutti, chi è più pigro, chi è meno pigro. Mi piace molto, raccontami meglio di questo programma, quindi è un programma seguito da te oppure offline, è autonomo, le persone accedono a questo programma quando vogliono oppure ci sono orari prefissati, come la parte pratica, mi piace l'idea di scoprirlo ora. Ti piace? No, guarda, secondo me è un programma fichissimo, perché devi accedere a una piattaforma e lo fai quando vuoi tu, a qualsiasi momento, ovunque tu sia. Non hai bisogno di me, perché ho già registrato, ho fatto delle 30 video lezioni, dove tu entri dentro, i tuoi 20 minuti ti alleni e sparisci. Ti alleni, wow, proprio così. E l'idea è proprio quella, sono solo 20 minuti, ok? Sono solo 20 minuti. Quel giorno che devo allenarmi, posso alzarmi 20 minuti prima, oppure arrivo dal lavoro, sono solo 20 minuti, guardo 20 minuti meno di TV, capisci? Sono dei pensieri, sono quelle mille scuse che dici tu che sono perfette per fare un'attività così veloce. E che un tempo avevamo questa idea mentale che dovevamo allenarci un'ora per ottenere dei grandi risultati, ma il mondo sta cambiando, ci sono stati fatti degli studi, perché hai mai sentito parlare del Tabata, del metodo HIIT, sono allenamenti brevi, intensi, che ci danno tantissimo risultato in poco tempo, si parla anche di 7 minuti di allenamento, 15 minuti, cioè se fai gli esercizi giusti, cioè messi nel modo giusto, puoi ottenere veramente un grande risultato. E per cui, ragazzi, non abbiamo più scusa per non allenarci. E poi oppure mille scuse per allenarci. Bravissima, sì. Poi sai la cosa che io ci tengo anche molto a dire, Tati, è che l'attività fisica ci aiuta, appunto, dicevo prima, non solo ad essere bella fisicamente, ragazzi, ma quando si comincia a fare un'attività fisica, nel giro di pochi minuti vengono già liberati degli ormoni, a livello proprio fisico interno vengono liberati degli ormoni che in pochi minuti ti senti già bene. Se sei una persona stressata, se sei una persona che non hai tempo per niente, sei proprio quella persona che deve fare attività fisica, perché quando fai attività fisica immediatamente ti senti meglio, elimini lo stress, hai un corpo più agile, hai più energia anche per fare tutte le mille cose della giornata che hai bisogno di fare. Per cui è proprio il tuo problema, è la soluzione per il tuo problema è proprio fare attività fisica, perché poi rendi molto di più nell'arco della giornata. E aspetta, non ho finito. Quello che io volevo dire anche è che le donne, poi, una cosa importante che io voglio dire
è che non abbiamo il bisogno di paragonarsi ad altre donne, dire oh, io voglio quel fisico, io voglio essere in quel modo, voglio essere bella così, voglio essere bella così. La bellezza è soggettiva. La cosa che veramente conta è quando una donna si guarda allo specchio e si piace, ovviamente anche un uomo, no? Mi guardo e dico ok, questo, sto bene con questo vestito, mi guardo, anche la mia autostima migliora, no? Perché vedo me e sono soddisfatta di me stesso, sono riuscita a prendere cura del mio corpo, sto bene. Per cui l'attività fisica non è solo il fisico bellissimo, è stare bene con se stessa. Capito? Wow. È così, c'è Lorena Greta che ti dice bellissimo, che, a proposito ragazze e ragazzi, uomini, donne, cari nostri ospiti, se desiderate fare delle domande specifiche, concrete, inerente il tema del stare bene con il proprio corpo, trovare un peso, forma, domande inerenti alla crescita personale, visto che siamo entrambi dei coach, io sono un transformational coach, tu sei un mental coach e non è altro che la trasformazione della nostra mente, del nostro modo di pensare per poter poi integrare cambiamenti, miglioramenti anche. Infatti c'è un detto che puoi stare davanti allo specchio finché vuoi, ma non sarai mai bella come quando sei felice. Wow. È bellissimo, bellissimo, wow. In effetti è così. È così, grazie Lazarica, grazie. E a proposito, per quanto stare in forma, ed è concordo, la bellezza è soggettiva, nel senso che è fondamentale non tanto avere una bellezza come con quella bellezza imposta o trovata, individuata in qualcun altro, quanto riscoprire la salute e la bellezza propria interiore, perché io credo che la bellezza non è solo un bel corpo, delle curve o altro, quanto è sprigionare l'energia che emaniamo da dentro di noi, ma quella può essere sprigionata quando il corpo è sano, perché qua parliamo non solo della bellezza di un corpo, ma della salute di un corpo. E volevo chiederti, tu parli del tuo programma e noi donne siamo già da qua, da quanto abbiamo visto quanto siamo diverse, abbiamo punto di partenza, presupponiamo prima di iniziare ad utilizzare il programma che tu hai ideato, hai creato, siamo tutte differenti, abbiamo un punto di partenza diverso anche a livello di peso concreto fisico e anche a livello di capacità di resistenza, di allenamento. Poi ci sono tanti altri fattori che ci rendono ancora più differenti una dall'altra. Questo programma è un programma che vada bene, che può andare bene e abbracciare le esigenze di tutte, o è suddiviso, oppure ci sono delle indicazioni per poter arrivare a un obiettivo B piuttosto che C e fai tot volte piuttosto che X volte. Come possiamo ad accontentare un bacino così vasto e diverso di clienti? Ah, ottima domanda, brava. Allora, Tati, prima di tutto voglio specificare che io quando parlo di un allenamento intenso, un allenamento intenso può essere intenso per qualsiasi allenamento, può essere intenso per qualsiasi persona. Ad esempio, io mia suocera di 90 anni, per lei salire le scale di casa mia è un lavoro intenso. Capisci cosa voglio dire? Cioè, se tu hai, dipende dalla tua età, dal sesso, perché fisico uomo e donna è diverso anche quello, dipende dal tuo punto di partenza, dipende dal tuo punto, ogni cosa che fai può essere intenso per te e può essere meno intenso per un'altra persona, ovviamente. Per cui se una persona non ha mai fatto niente, un programma di per principiante è già intenso per lei.
Capisci cosa intendo? Per cui anche fare poco quando inizio è giusto che sia poco e quello per me diventa già un allenamento intenso. Man mano poi col tempo il mio corpo diventa sempre più coordinato, sempre più forte, sempre più agile, per cui riesco a fare degli esercizi più intensi. Più ripetizione, più velocità, insomma, è chiaro che un allenamento per un principiante parte con un allenamento con degli esercizi per principiante. Sì, all'interno del mio programma ho fatto un video dove spiego ogni persona cosa deve fare, in base al proprio obiettivo, se è dimagrire, se è solo tonificare, perché ci sono anche delle donne che sono magre, ma hanno giusto quella pancetta che gli dà fastidio, che vorrebbe ritirare dentro proprio la pancia. Altri hanno bisogno di perdere 5-30 kg, altri vogliono semplicemente essere più toniche, sentire il muscolo che non balla quando saluta. Sai, ci sono gli obiettivi, hai detto bene, sono veramente diversi per tutti. Nei miei canali di YouTube, qui su Instagram, ho tantissimi video gratuiti di attività che ho postato io, dove le persone possono provare già alcuni esercizi intensi, alcuni esercizi per principianti. Sui miei canali c'è già tantissimo, anche per chi non è un mio allievo ufficiale dentro il mio programma di allenamento. Per cui assolutamente sì, ognuno deve seguire il proprio livello. La cosa Molto principale. interessante. Quindi come ti troviamo? C'è un nome unico per poter collegarsi a tutti i tuoi canali social, YouTube, Instagram, che noi comunque, una volta salvata questa diretta, lasceremo tutti i tuoi contatti. Ad ogni modo, se vuoi condividere già come ti possiamo trovare, c'è un nome, c'è un... Prego. Sì, allora io sono Ela Workout, mi trovate sia qua su Instagram che su Facebook che su YouTube, Ela Workout, che è il mio nome, Elaine, no? E poi la parola workout, cioè questo lavoro è abbinato al mio nome, Ela Workout. Potete trovarmi così e sarò molto felice di poter far sudare qualche donna in più, insomma. Sì, no, mi piace molto questa cosa, proprio infatti alcune mie allieve dicono, Elaine sei sadica, perché quando ci vedi. Bellissimo il tuo canale su YouTube, Loren. Ci sono già persone che ti conoscono, bellissimo, no? Fantastico. Andremo a vedere tutti chi dopo questa diretta, dopo questa live, sotto nel primo commento lascerò tutti i contatti di Elaine per poter collegarsi, seguirla e iniziare anche specialmente per chi non ha mai fatto attività, per chi non ha questa abitudine nell'integrare quotidianamente un'attività fisica. E sarebbe eccezionale integrare e iniziare anche per conoscerti, per conoscere il tuo metodo, il tuo modo di lavorare con ciò che tu offri a titolo gratuito nei tuoi canali, per poi dopo consapevolmente poter acquistare un programma a pagamento completo di cui abbiamo parlato prima. Fantastico, Assolutamente fantastico. sì, è quello che io suggerisco a tutte. Passate dai miei canali, fate qualche mia lezione, anche quella per i principianti. Allora, i principianti hanno un problema, Tati, che io li capisco. Nessuno vuole essere principiante a fare niente. Vogliamo tutti essere a livello avanzato di qualsiasi cosa. Io vorrei, se vado a fare un corso di inglese, vorrei iscrivermi subito a livello avanzato, mai a quello che veramente sono. Per cui capisco anche le donne che quando vogliono fare attività fisica vogliono partire subito dall'ammazzata più totale. Ma in realtà quello che io dico, ragazzi, fate anche una lezione leggera qualche volta, che io ho messo lì sui miei canali questi allenamenti di 20 minuti che sono abbastanza leggeri. Perché? Perché il corpo ha bisogno di capire un po' dov'è, che cosa sta facendo. Ma lui è magnifico, il corpo in un attimo impara, cioè impara veramente, diventa più forte subito, per cui nel giro di un mese sei partita in un modo, nel giro di pochissimo sei già completamente diverso.
Infatti io ho postato un video con un esercizio che si chiama Burpee e ho dato tutta la spiegazione e il Burpee penso che è divertente. È stato creato da un fisiologo americano perché, per fare un test con le persone, no? Un test veloce di agilità, forza e coordinazione. Io ho detto alle ragazze, fate questo esercizio, è molto intenso, a me è uno di quegli esercizi intensi, provatelo, ma ci sono di diverse modalità, uno può iniziare da una modalità più leggera, poi quella un pochino più intensa, e la cosa bella è che se tu fai oggi e prendi nota di come ti sei sentito dopo aver fatto quell'allenamento, quell'esercizio, dopo un mese lo rifai, se continui a fare regolarmente, vedrai che il tuo corpo è già cambiato tantissimo. Se lo fai poi dopo 2 mesi, dopo 3 mesi, vedrai proprio il corpo, ragazzi, ci segue tantissimo, è una cosa meravigliosa. Questo è la magia. Dove lo troviamo? Sul tuo sul profilo Instagram mi ha incuriosito e vado subito dopo a vedere. Per Instagram c'è dappertutto, lo posto sempre nei 3 canali perché so che alcune persone piacciono stare sempre su Instagram, altre piacciono stare su YouTube, altre su Facebook, per cui ognuno può scegliere il canale preferito e rimanere sempre lì. Per cui trovate i miei esercizi dappertutto. Fantastico, Elaine, io sono veramente così contenta che tu sia venuta. Io non vedo l'ora. Tu riesci a vedere l'ora? L'ora sono le 11:39, per cui siamo insieme da circa 40 minuti, ecco. Benissimo, benissimo. Che bella Abbiamo ancora chiacchierata. un po' di tempo. Chi desidera fare delle domande, chi vuole cogliere l'opportunità e porla a Elaine, che è la nostra mental coach e personal trainer, al femminile, corretto? Ho capito bene? Solo con il mondo femminile? Yes. Bene, anch'io lavoro solo con il mondo femminile e sono un transformational coach, quindi lavoro a livello mentale e non a livello fisico, quanto lo fa, come lo fa Elaine. È molto bello, Tati, perché anche per rimanere in forma, tante donne hanno bisogno di un cambiamento proprio mentale a volte, perché vogliono raggiungere un obiettivo, ma non riescono. Poi anche su questo ho fatto un video sul mio canale dove dicevo che a volte anche il fatto di perdere peso è più nella testa che nell'attività fisica, perché ci sono cose che io magari ho a livello inconscio che sono lì e non mi rendo neanche conto, per cui tante volte serve proprio un lavoro dal punto di vista mentale con una coach. Concordo pienamente. Quando iniziamo a cambiare il nostro modo di pensare, di vedere le cose, realmente iniziamo a cambiare il nostro modo di sentire, di percepire le cose. E con questo nuovo stato interiore che possiamo veramente fare cose differenti, diverse, nuove, per poter avere risultati diversi. Come Alessandro Mora, il nostro coach, che entrambi lo conosciamo, in PNL, Master PNL, che abbiamo seguito con lui, che diceva spesso la frase che quando cambi il tuo modo di pensare, cambia il tuo modo di sentire, e quando cambi il tuo modo di sentire, cambia ciò che tu puoi fare con questo. Quindi, se vogliamo diver risultati diversi, un qualcosa di differente nella nostra vita, necessita fare qualcosa di diverso. Ma prima di poter fare qualsiasi cosa, necessita cambiare qua. E ogni cambiamento, ogni trasformazione ha luogo, ha inizio nella nostra mente. Non dico che sia la strada facile, ma è una strada rapida. È una strada rapida quando consapevolizziamo e realizziamo e diventiamo veramente sempre più consapevoli, più che capire, consapevolizzare. Allora sì che trovi anche quelle 1.000 scuse di poter fare, piuttosto che 1.000 scuse di non fare. E allora sì che è più semplice poter affrontare e superare quelle sfide di cui abbiamo parlato prima, quelle difficoltà, quegli ostacoli davanti a quale
Molte persone si arrendono e mi piace, ripeto, il tuo sistema, il tuo metodo di lavoro per aver semplificato e aver veramente quasi suddiviso a mini obiettivi, a piccoli passi, step by step. Allora sì che quella montagna sì che la posso scalare, sì che posso immaginare di vedermi lassù contento, felice a fare un selfie dall'alto il mondo del Esatto. telefono. È bellissimo anche il fatto di cui ti dicevo che se io che amo viaggiare, basta che io abbia veramente il mio telefono con me stessa e io posso fare l'attività ovunque. Quindi il programma che tu hai messo a disposizione, io lo posso, posso attingere a questo programma tramite il mio telefono, che ovunque io sia, ovunque, anche in spiaggia. E io lo so per propria diretta esperienza, perché quando faccio Pilates, perché faccio, amo integrare e variegare, voglio conoscere anche il Certo. tuo programma e ho iniziato a farlo ovunque, ovunque, veramente, ero in spiaggia a quell'ora, mi sono organizzata, mi sono messa il mio telefonino, ho avviato il programma e 20 minuti di attività. Questo Bellissimo. voglio sottolineare di quanto è bello veramente aver strutturato questo tuo programma in questo modo e con con strumenti che abbiamo a disposizione veramente possiamo iniziare, che poi anche questo è il passaggio, mi confermi? Iniziare, a volte fa proprio questo il passaggio. Una volta iniziato non è detto che arrivi, ma è già più probabilità, hai più possibilità che arrivi una volta che Assolutamente sì, incamini. assolutamente sì. È un po' come diciamo, cioè, c'è quella cosa bellissima che dicono: punta alle stelle, no? Che Sì. male che vada, arriverai alla luna, no? C'è chi dice questo. Per cui sì, avere un obiettivo bello, darsi da fare, iscriversi a un programma di allenamento. Cioè, ragazzi, sì, il 2021 è un anno in cui tutte possiamo stare bene, in salute. Il fuoco non è il fisico perfetto, il fuoco è essere quella donna che desidero, avere il corpo che io per me desidero, che io mi guardo allo specchio e mi sento bene. Ci sono donne che sono un po' in carne, sono bellissime, li senti, li avvicini e stanno proprio bene con se stesse. L'obiettivo è quello, sentirsi belle, bene, essere in forma come voglio io e non come desiderano gli altri. Quello che pensano gli altri non è che non me ne frega niente, ma l'importante è quello che come mi sento io. Per cui l'idea è proprio un 2021 in forma per me. Ah, bello, bellissimo, bellissimo augurio, bellissima premessa, bellissimo obiettivo, se vogliamo metterla come coach, straordinaria meta da realizzare, poi fattibile, strumenti vi abbiamo già offerto a disposizione, possibilità ce ne sono, modalità di poter arrivare a questo compromesso con se stesse, stare bene con se stesse, indipendentemente dalla forma o dal peso, imparare a stare bene con se stesse. Bene, mi piace, prendete una decisione oggi. Guardate che un'altra cosa che fa la differenza come coach, ma al di là di questo so dalla mia diretta esperienza, dal mio modo di essere e di fare, che quando io prendo una decisione verso una direzione, in un modo o nell'altro si organizzano, si creano circostanze, si attirano persone giuste affinché questa parte diventi reale nella mia vita. Non so ancora quando, non so ancora esattamente come, non so ancora come andrò io a sentirmi a fare concretamente, ma desidero, quindi prendo decisione. Ora, se io decido per me che desidero questo, scoprirete quanto veramente sembra magia, ma è
È la fisica quantica, è il potere della nostra mente. Quando mettiamo un semino chiaro, piccolo ma chiaro, sotto forma di una decisione, allora iniziano veramente a generarsi, a crearsi la continuità e la strada verso la realizzazione di un obiettivo piuttosto che un altro. Bellissima diretta. Molto bella, molto utile. Io lascio tutti i tuoi contatti nel primo commento sotto questo video e desidero poter averti ancora nel mio salotto virtuale Instagram, appena Volentieri. sarà possibile, magari anche di persona, potremo fare una diretta together con una tazza di tè, un tè consapevole con Tatiana, qua nel mio salotto virtuale. Che Io bello. ringrazio tutti coloro che sono stati con noi e tutti coloro che ascolteranno e vedranno questo video quando sarà possibile e comodo e tutte le volte che desiderate. Elaine, grazie, grazie infinite di essere stata ospite qua con me. Tatiana, grazie a te, grazie alle persone che sono passate qui a trovarci, ho visto passare degli amici, grazie per essere passate. Che dire, è stata una chiacchierata meravigliosa. Io quando parlo di donne, di benessere, di salute, sono veramente molto felice, quindi posso solo ringraziarti. Grazie mille. Grazie, Un bacione grazie. alla russa. Bacio Alla brasiliano brasiliana. alla russa. Bellissimo. Ciao Sì, Tati, ciao, ciao. grazie. Ciao. Grazie.